Io sono Jacopo Bonanni, faccio il doppiaggio da quando ho l'età di 5 anni e ho avuto la fortuna e il piacere di conoscere un grande doppiatore a parer mio che è Claudio Capone. Lo conobbi quando avrò avuto 7-8 anni all'incirca, quando comunque ero ancora alle prime armi. L'ho conosciuto tramite mia zia che un giorno mi portò in questo studio, in un noto studio di Roma, che è la CTA, che si trova sulla Trionfale, e mi fece appunto conoscere questo Claudio Capone, che inizialmente non sapevo cosa avesse fatto di importante, ma da quello che mi dicevano appunto era la voce ufficiale di Ridge Forrester, di Beautiful ad esempio. Beautiful lo conoscevo perché comunque era molto in casa mia, era seguito da mia nonna, era molto appassionata appunto di questa soap, non so se è una soap o una serie. E niente, dopodiché, una volta capito chi fosse, ho capito anche che si trattava anche della stessa persona che si occupava dei documentari di Piero Angela e di Alberto Angela. E diciamo che Claudio è stata, insieme ad altre persone che purtroppo oggi non ci sono più, è stato anche un grande punto di riferimento per quanto riguarda i consigli che mi ha dato sulle tecniche. Finché un giorno, oltre ad incontrarlo semplicemente ai turni e scambiarci quelle solite chiacchiere, mi sono ritrovato un giorno che avevo un turno, non mi ricordo con quale direttrice, se non sbaglio, Salve d'Assunta. E trovo lui invece come direttore, non sapevo dirigessi anche. E ho detto, mi aspettavo di fare un turno abbastanza pesante, comunque non per Claudio, però perché dicevo comunque sia Claudio è una delle colonne portanti, magari è una persona che vuole un doppiaggio curato e quindi mi farà stare a leggere un sacco di tempo, mi sgrida, mi fa rifare l'anello tante volte. E invece ho scoperto che era una persona molto piacevole perché nonostante eravamo dei bambini, non sempre capitava, di solito quando c'è un bambino all'eggio si tende a comunque a farlo sentire a proprio agio perché magari si agita più facilmente. Ho visto tanti colleghi miei, anche più piccoli di me, ma anch'io posso dire che quando ero piccolo avevo magari delle difficoltà. Poi tu sei uno tranquillo, calmo, non ti agiti, no? Sei uno Dipende, tranquillo. no, no, a volte mi agito anche. E invece devo dire che Claudio ha reso il turno molto, molto piacevole, molto tranquillo. Ti ricordi cos'era? No, no, precisamente il film no, perché non era un personaggio importante, sarà stato un turno da 10-15 righe, così. Però ecco, appunto non mi aspettavo di trovarlo come direttore, ecco. Una cosa molto importante è che magari tanti direttori a quell'epoca, anche con bambini, magari non portavano molta pazienza a dirigere per dei bambini, perché comunque sia ci vuole pazienza con i bambini. E diciamo appunto, la mia prima impressione, magari era il primo giorno che mi ha diretto Claudio, era che magari non potesse avere pazienza, così invece è stato molto, posso dire che all'epoca per bambini, diciamo i doppiatori della mia generazione, era molto premuroso, anzi ti aiutava, diceva guarda questa battuta falla in questo modo, prova a fare questo, ti spronava, capito? Non è uno che ti dice la battuta che devi fare e fa silenzio. Io posso dire di essere stato fortunato perché molto di quello che so fare adesso è dovuto anche a lui, perché comunque sia per quanto mi riguarda, non so se posso citare alcuni nomi, sono Claudio, per me le colonne portanti, Claudio Capone, Rosy Rocchi, che purtroppo anche lei non c'è più, Cesare Balbetti. E posso dire che per me è stato davvero un onore conoscerlo perché secondo me era una persona molto affettuosa e che appunto ci teneva, cioè sul posto di lavoro era una persona molto molto precisa e anche sempre di buon umore, se posso dirlo. Claudio principalmente lo conosco come Beautiful e come tutti i documentari perché l'ho praticamente sentito ovunque. E
So che ci sono anche dei doppiatori che mi ricordo, anche quando lui era in vita, mi ricordo che c'erano dei doppiatori che appunto imitavano il suo timbro di voce ma non, qualcuno ci riusciva anche abbastanza bene, però non potranno mai arrivare a quello che riusciva a fare lui. Io penso che lui un copione di documentari, cioè se lo mangiava a colazione veramente. È successo svariate volte che magari ci ritrovavamo a leggere insieme oppure comunque a condividere il copione e il leggio, e in quei casi comunque mi divertivo e appunto prendevo spunto da come faceva lui e da come ci metteva l'impegno e la passione. La prima immagine che ho di Claudio è il fatto che era molto preciso, però sempre sorridente. Non l'ho mai visto, oddio, può essere pure che l'ha fatto, ma magari io non c'ero, però non l'ho mai visto incazzato, se si può dire, scusate il termine, arrabbiato si dice. L'ho sempre visto come una figura serena, tranquilla e comunque sia. Non lo so, mi dava proprio il senso di papà, non so come, ma non solo per me, proprio io parlo in nome di tutti, perché lo pensano tutti. E si vede che comunque sia c'aveva uno spirito abbastanza fraterno anche, secondo me era una persona molto gentile e molto premurosa verso gli altri. Era molto estroverso anche.